Ah, niente, con le difficoltà che avete incontrato nell'intraprendere questo percorso, da cosa è nato, e come sta andando, soprattutto. Allora, il percorso è nato da degli amici che si sono incontrati ad un corso per start-up e hanno preso una pizza insieme e da lì è nata l'idea di riuscire a creare qualcosa, un evento che richiamasse delle persone interessate alle start-up e che riuscisse a fare network, che riuscisse tramite le esperienze di ognuno di accorparle, metterle insieme e creare qualcosa che fosse più grande dell'esperienza del singolo. Le difficoltà maggiori in realtà non ne abbiamo avute molte, nel senso che, se vogliamo chiamare difficoltà, il coordinamento un po' dell'avvio di questa associazione, di questa organizzazione no profit, che ha lo scopo principale di diffondere una cultura dell'innovazione e di un'imprenditorialità di tipo creativo. Il fine ultimo, il nostro fine ultimo è quello di creare un network collaborativo, quindi non solo non ci limitiamo a mettere in contatto le persone per potersi scambiare dei biglietti da visita o aumentare il numero di contatti su LinkedIn o Facebook. Vogliamo cercare di creare proprio uno scambio di informazioni che può arrivare anche adesso in uno scambio di prestazioni o addirittura la costituzione di partnership tra persone che si trovano nelle stesse condizioni, ovvero sono start-upper che hanno voglia di creare da un'idea un progetto e quindi ricavarci un modello di business. Ma a livello, diciamo, normativo e di mentalità, l'Italia quanto è indietro rispetto all'Europa e in che cosa si può migliorare? Anche, insomma, vista Secondo me, l'attuale situazione politica. sicuramente l'Italia deve lavorare molto. Come dicevo prima, è difficile fare una startup in Italia, è particolarmente difficile. Questo non vuol dire però che non ci si può fare. Anzi, io vedo nell'Italia tante inefficienze, tante pieghe di inefficienza, ma in queste pieghe ci sono dei potenziali enormi perché ci sono tante persone capaci, tante persone che ci invidiano anche altre realtà fuori dall'Italia. Raccontava prima Paolo Secchi nella sua intervista che a Berlino l'italiano piace molto come lavoratore. Il professionista italiano, il designer italiano, il programmatore italiano, il creativo italiano è una figura professionale molto ricercata e che le società si litigano tra di loro. Quindi in Italia abbiamo tantissime qualità, dobbiamo cominciare a guardare molto di più alle nostre qualità e molto meno ai difetti del sistema, perché se ci limitiamo a guardare i difetti del sistema ci fermiamo, non dobbiamo guardare molto oltre. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno.